Dicevi, qui siamo sul red carpet dove è passato Benicio del Toro, tra l'altro anche attore di Caricità, anche di Che Guevara. Tu mi hai detto che il figlio di Che Guevara ti ha offerto un sigaro. Un sigaro così, cubano, ed era talmente buono, era un dolce, mi sono fumato tutto, stavo sotto al Tevere. Era uno zucchero, come dice Carlo. No, veramente buono, ho mai fumato un sigaro tutto. C'era proprio il figlio di Che Guevara. Il figlio di Che Guevara, sì. Poi non so se c'era via, non lo so, poi c'è stato pure un altro che era uno più così chitarristi, Sinatra, non mi ricordo. Sinatra è il cantante, no? Ma poi c'è stato pure un altro che fa suona a chitarra che al di me. Con i denti. Jimi Hendrix. Thomas Sinatra, una cosa speciale. Ah, ho capito. Tu sei in dolce compagnia, cioè ti hanno accompagnato una bella attrice. Che adesso chiamala un attimo. Guardate la bella questa. C'ha degli occhi che bucano lo schermo. Esce fuori, chiamala un attimo. Siamo qui ad aspettare. Tra poco siamo per aspettare Carlo Verdone, no? Vai a trovare Carlo. Andiamo incontro, dai. Chiamala. Sta a parlare con Ruscio. Come si chiama? Si chiama lei. Angelica Cacciapaglia. Angelica? Milanese. E tu come l'hai conosciuta? L'ho conosciuta tramite un amico, mi ha detto che appunto voleva far cinema, adesso. Ma lei già ha fatto fiction importanti. Qualcosa ha fatto, sì, qualcosa ha fatto. Cioè, il padre pianista Cacciapaglia, infatti ha fatto un concerto qua. Cacciapaglia. E senti, ma tu. Lei conosce Robert De Niro, ma non io. Lei conosce? Mazza. Questo mi fa rabbia. Ma tu Carlo lo frequenti spesso ancora? Allora, io Carlo sono cresciuto dalle età di 5 anni, per 30 anni siamo stati sempre insieme adesso, la mattina alla sera. E poi adesso, alla fine, eccola e adesso qui. The Now. Red Carpet. Allora Red Carpet del cinema italiano, se non internazionale. Guardate bene sta guardiamo donna, bene gli occhi, soprattutto che spalanchiamo Scorpione. Gli occhi, ecco bene. Sì, in realtà sto acquario. Sto un po' male oggi, non ho degli occhi proprio. No, ce l'hai. C'hai gli occhi. Sto male oggi, penso che non sta a forma, dice lei. C'hai gli occhi, senti, Scorpione. Red Carpet per... Red Carpet, buona fortuna, è rosso. Oh, diciamo noi, il nome è... Angelica Cacciapaglia. Cacciapaglia, mi ha detto il padre suona il pianoforte. Compositore. Importante, per pianoforte, Cacciapaglia. Ha fatto un concerto qua. Che tipo di musica compone? Classica? Classica, diciamo, sì, classica, per pianoforte e orchestra, ma non suona pianoforte. Forte. Qui è passato Franco Battiato prima. Qui ha collaborato anche ha collaborato dagli esordi. E tu mi dicevi hai fatto già fiction in... Io adesso ultimamente ho fatto delle fiction per la Rai, Un passo dal cielo, poi una fiction in due puntate Giovanni Borghi Bricio. Di Luciano Manuzzi e poi adesso sto lavorando a un'opera prima per il cinema, quindi voglio fare cinema. Hai capito che roba? È così. E adesso poi c'ho Stefano Di Bianco, il tuo manager? Ma praticamente è tutto fare. Cioè io ho conosciuto, si è messo l'occhiale. Ho conosciuto Sofia Loren. Senta, ho conosciuto allora. Sofia Loren, ho conosciuto Odie Hepburn. Odie Hepburn. L'hamburger, no? Il burger. No, Odie Hepburn. Al negozio, all'entrata al negozio, io ho servito Odie Hepburn. Cioè, Hamburger. Conosciuto la Lollobrigida. Orso Andes. Alberto Sordi l'hai conosciuto? Ho celato con Alberto Sordi, a Nettuno. Una volta sola? Cioè, capisci? No, cosa perché abita vicino a casa mia. Si sapeva che Alberto Sordi era un po'... Alberto Sordi si è preso gli spaghetti con le telline. Che telline? Abbiamo parlato sia del cinema, del Carlo e tutto quanto. Stava che è venuto pure Barbara Boucher. Pure Barbara Boucher, sì, vabbè, la conosco pure lui. Thomas Millian pure. Allora, tutto, tu calcola che io ho fatto cinema possibile. Un sacco di televisione, per cui io ho fatto, che te posso dire, Furore, Domenica In. Con Greco, Furore. E ho fatto Costanzo Show e sono stato a contatto con tutti i più grandi personaggi. Certo. No, italiani, internazionali e mondiali. Cioè, sul palco di Costanzo c'è passato tutto il mondo. Certo, certo. Pure Sgarbi c'è passato, anzi Sgarbi è nato lì. Sgarbi è nato lì. No, Sgarbi stava con e me. E ci ha litigato con te? No, io gli ho fatto una domanda, infatti Costanzo ha detto, posso fare una domanda, gli ho detto a Costanzo, sull'arte. Dico, come ti permetti? Capra, capra. A pericolo gli ho fatto una domanda a Sgarbi che non sapeva rispondere. Te l'hai ristudiata per mese qua la domanda? No, subito, ho detto che differenza c'è tra iperrealismo e metafisica, se c'è una... Cioè Sgarbi non sapeva che iperrealismo e metafisica... Cioè sei l'unica persona che non ha litigato con Sgarbi. E lui ha detto che sei bravo, poi siete amici, cioè 50...
40. 400 persone. 400, sì. 400 persone. Poi metti Domenica Inn, 34 puntate. Certo. Metti Furore, non so quante puntate. Poi spesso ospitate, hai fatto 10, insieme 10, a Carlo, no? Ti abbiamo visto spesso in TV, ti ho visto anche 10 io. 10 pubblicità, ha vinto 10 premi. Col Vado ho vinto 6 premi in America, a New York, per cioè, la sua storia scherzando, ritengo, scherzando. Poi ho fatto il teatro. Perché tu hai fatto pure cinema, quindi, no? Ho fatto cinema poco. Teatro? Nella, diciamo, teatro TV? Teatro ho fatto un sacco di roba. Teatro ho fatto 6 anni e mezzo di teatro romanesco da Fiera a Fiera. Ah, al Fiera a Fiera. Sono 9 mesi di lavoro. Specializzato solo sul romanesco. Sul romanesco. Sono 1500 repliche. 1500 sì, 9 mesi di lavoro più l'estiva. Però adesso lei è milanese. Guardata bene, milanese. Però è milanese. Ma lei è il sunto di tutta la bellezza italiana. Capito, io straniera. Lui che mi dice tutto il tempo tutte queste cose, perché sono una divina, che cioè, mi pompa talmente tanto, è che è pazzesco, fa benissimo averlo al mio fianco. E poi con tutta la sua storia, capito? Buona ricerca. Va bene, allora grazie per questa. Allora. Chiudiamo con gli occhi, chiudo con i suoi occhi. Va bene. Okay. Chi è Stefania? Stefania, io sto qua, quando vieni? È arrivata, è arrivata. Vabbè, io sto qua davanti alla biblioteca. Davanti alla biblioteca, davanti a che notizia? Dove Carlo fa conferenza. Importante con lui, perché veramente ti dà una forza, ciao. Una vitalità. Ti dà sembravamo di rivivere qua a scenetta. Pronto? Chi è? Pronto, chi è? Danina? Danina, no, che notizia! Come sorriso, risata, sorriso. Ok, chiudiamo così, grazie. Ciao.